Bagni di folla e polemiche sono le due facce della medaglia della domenica abruzzese del vice premier, ministro dell'interno e leader della Lega Matteo Salvini. Tour nella provincia di Teramo per Salvini, che ha toccato Campli, Sant'Egidio, Alba Adriatica, Atri e Giulianova. Ad Atri Salvini è stato accolto dall'installazione artistica di protesta piazzata davanti alla cattedrale Mani di Cartone per contrastare la politica sull'immigrazione portata avanti dal capo del Viminale. A Giulianova invece ha suscitato più di qualche protesta la maglietta giallorossa indossata durante il comizio, con la società del Real che si è dissociata, invitando ad evitare strumentalizzazioni dei colori sociali della squadra locale. Sui contenuti politici, Salvini dall'Abruzzo ha divaricato la frattura sulla TAV con il Movimento 5 Stelle. Ma la TAV non serve a Salvini o a lei. Se si viaggia più veloce, si inquina di meno e si spende di meno, serve agli italiani. Non possiamo rimanere isolati rispetto al resto d'Europa. Però, ripeto, io sono molto concreto, molto pragmatico. Sediamoci a un tavolo e guardiamo i numeri. Sì, 5 Stelle votano sì sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Ci sarà una crisi di governo? No, abbiamo così tante cose da fare che di crisi di governo, che di rimpasti, non ho voglia di parlare. Successivamente, nell'intervista rilasciata a Ludovica Pelliccioni, ha parlato anche delle prossime regionali e della contraddizione che li vede al governo con i pentastellati e contemporaneamente avversari per la corsa alla regione Abruzzo. La Lega è diversa dai 5 Stelle, la Lega governa diverse regioni da 10-20 anni. La sanità in Lombardia e in Veneto funziona, le tasse vengono ridotte a livello regionale, mentre il 5 Stelle non sta governando assolutamente nulla. Quindi la possibilità di cambiamento per i cittadini abruzzesi, visto che il PD ne ha combinate di cotte e di crude, è evidente. Pensa che la Lega possa essere il primo partito all'interno della coalizione? A me interessa che finalmente i cittadini abruzzesi possano cambiare. Io trovo piazze incredibili da Teramo a Chieti, dall'Aquila a Pescara, quindi c'è un'enorme voglia di cambiamento. Il 10 febbraio potrà esserci il sole o potrà nevicare, ma c'è voglia di un Abruzzo che rialza la testa. Poi se la Lega è il primo o il secondo partito non mi interessa, però sono orgoglioso del fatto che nella Lega tanti abruzzesi abbiano ritrovato fiducia e speranza.